tutti, oggi farò un'eccezione, credo di pubblicare anche questo video entro stasera, già uno l'ho pubblicato prima, entro stasera o al massimo domani mattina, perché voglio mostrarvi tutte le cose che ho preso di MAC della collezione di Natale, che c'è il Black Friday, io penso fino a domani o oltre, e c'è il 30% di sconto anche sulla collezione di Natale, quindi mi sembra più utile che vi mostri le cose oggi, così se vi interessano potete ancora prendere con gli sconti. Vi faccio vedere come sono, ho preso veramente tante cose, vi faccio vedere come sono, non dico dal vivo ma quasi e così appunto se vi interessa qualcosa fate ancora in tempo. Io queste cose ovviamente non le ho prese tutte in una volta, ma ho cercato di appunto di sfruttare tutti gli sconti che ci sono stati in questo periodo, nelle ultime settimane. Infatti ho iniziato a prendere 3 prodotti su Douglas perché c'era il 30%, da loro erano arrivate poche cose, infatti ho preso solo 3 pezzi della collezione e tra l'altro avevo avuto anche questa borsa carina di MAC, carina rosa. Poi ho preso un'altra cosa su Look Fantastic, anche lì mi hanno dato dei regalini, comunque poi ve li faccio vedere alla fine. E poi ho preso le ultime cose con il 30% proprio questa settimana sul sito di MAC. E c'è una cosa che è stupenda, 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 ma non riesco a trovarla. Penso che da noi in Italia non sia purtroppo arrivata. Volevo farvela vedere. Ve la faccio vedere, eccola qui. Questa stupenda scatola che a quanto pare hanno avuto soltanto gli americani, perché io l'ho vista su siti americani che però purtroppo non spediscono in Italia, quindi insomma credo che a questa dobbiamo rinunciare. Però ho preso quella con i 5 rossetti, che è sempre una bellissima scatola, e poi la faccio vedere. Però quel pezzo lì, quella scatolina là è veramente bellissima. Poi ho visto una versione con il Velvet Teddy, quindi tutti i prodotti di quella tonalità, e poi ho visto però anche quella rossa con tutti i rossi, però soltanto in America, cioè non c'è verso. Ho cercato anche su eBay, ma il prezzo è un'esagerazione, cioè una cosa tipo, non so, mi veniva fuori tipo 380 euro. Ma scherziamo, è una cosa che costerà 80 euro. Io ancora spero che magari arrivi da noi, tanto Natale non è ancora arrivato, manca un mese, quindi chissà che magari arrivi anche da noi, o che ne avanzino loro e li mandino in Europa, speriamo, perché è veramente secondo me una cosa bellissima, proprio da esporre con tutto l'orgoglio possibile, almeno per noi che siamo appassionate di make-up. Allora, vi faccio vedere le prime cose che avevo preso. E questi sono i prodotti singoli. Avevo preso questo, il solito illuminante che c'è in ogni collezione. Quest'anno sulla scatola ci sono tutti questi, sembrano dei fuochi d'artificio in rilievo. Questi qui come packaging non mi sembrano così, ecco, forse hanno fatto di meglio negli anni scorsi. Carino, ma questi non sono in rilievo. E dentro il prodotto è questo illuminante, è un rose gold, questo qua sembra anche un oro, dire la verità, così sembra rose gold ma così è un oro, insomma è un po' particolare, però è più sul rosa, vedete, più rosa. Devo dire che sulla pelle non si vede tantissimo, è piuttosto delicato come illuminante. L'ho messo con un pennello, che il pennello magari non era proprio adatto, si vede poco, forse così con il dito si vede un po' di più. Comunque è sul rosa e non è luminosissimo. Questo non mi ricordo quanto costava, comunque beh, non so dirvi i prezzi in dettaglio perché comunque appunto ci sono gli sconti, quindi il prezzo non è quello di listino, diciamo. Poi ho preso uno degli ombretti. Il colore, io adesso metto gli occhiali così vi posso dire bene i colori, sennò qua non si capisce niente. Allora, questo qui è il
More presents, please, che è quello fucsia, rosa fucsia. Piccolino, piccolino, sono quanti grammi? 1,5 grammi, non so, mi sembrano più piccoli del solito, io non lo so se stanno riducendo tutte le dimensioni per farci pagare poi alla fine di più. L'ho già scavato, vedete che i fiocchettini si vedono un po' meno, è quello che ho messo adesso. Il trucco che mi vedete l'ho fatto praticamente con i prodotti di questa collezione, a parte la base, e l'ombretto è questo qui che ho messo sulla palpebra mobile. Qua invece ho messo un ombretto opaco, che lo vedete poi nelle palettine che ho preso. Comunque questo è rosa. Mi aspettavo che fosse più luminoso sulla palpebra. In realtà non, come sempre, io trovo che gli ombretti, ma anche le palette di MAC, non abbiano mai una scrivenza esagerata. A volte penso che i prodotti Make Up Revolution siano più pigmentati, però ecco, fanno, cioè consentono di fare dei trucchi veramente molto eleganti, molto sfumati, senza eccedere. Quindi insomma dipende poi uno cosa cerca, ecco, se cerca i colori, il massimo dei colori, se invece cerca appunto un qualcosa di più soft, di più elegante, ma anche di facile da fare, perché le sfumature vengono facilmente. Quindi è questo, appunto, vedete il colore che non sembra tanto somigliare a questo. Forse quello, il primo colore che non mi ricordo se è tipo un ghiaccio, ecco, secondo me quello lì è più luminoso sicuramente. Questo me l'aspettavo proprio un bel fucsia, in realtà è un rosa, vedete, un rosa abbastanza luminoso. Vedete? Che profumo. Sento un profumo, oggi qui ho un sacco di profumi intorno, tra candele, profumi vari, non si capisce più niente. Poi, altra cosa che avevo preso su Douglas, il rossetto, questo qui è il wine, no wine ing, quindi è da questo che sto indossando. È proprio bello, anche perché è un po' scuro, no? Quindi mi piace tanto e secondo me va benissimo con questo trucco occhi. Veramente bello. Packaging sempre con questi fuochi d'artificio. Questo è appunto il colore. È molto cremoso. Vedete, rimane bello lucido. Io ho paura che si infili un po' nelle rughette. Adesso dovrei andare a vedere nello specchio grande e forse sbavano anche un pochino negli angoli, perché è molto cremoso comunque, però il colore è molto bello. È un profumo, io non so perché i rossetti di MAC hanno sempre questo profumo buonissimo, mamma mia, di zucchero a velo, di non lo so, dolcetti, è buonissimo. Ma sono tutti così veramente buoni e anche dopo anni sono così, quindi si mantengono anche a lungo. Comunque, insomma, questo qui è il rossetto. Beh, devo dire comunque che la scrivenza, cioè, è pigmentato, anche se poi ha questo finish così lucido e cremoso. Poi su Look Fantastic ho preso questo kit. Anche le scatole, boh, non hanno niente di particolare, però sono carine, poi sono tutte di colori diversi. E queste qui si sfilano così. Vediamo di non pasticciare tutto. Allora, questo, guardate quant'è carina questa pochette,
tutta glitter, bellissima. Qua c'è questa bella perla che poi ritroviamo anche negli altri prodotti, in alcuni altri prodotti. Comunque questa qua è bellissima. C'è anche la versione in oro. Cosa troviamo qui dentro? Quindi troviamo un pennello che ha questa forma particolare, è un po' strano, però dovrebbe essere proprio adatto a stendere questo, che è un prodotto, praticamente è una polvere viso, da usare un po' secondo me come bronzer. Io adesso l'ho usato un po' come bronzer, quindi per illuminare il viso, è comunque una polvere luminosa. Può essere usato secondo me anche come blush. Quindi ve lo faccio vedere. Anche questo comunque non è pigmentatissimo, eh? È piuttosto delicato, ho fatto diverse passate, vedete? Sempre sul rosa. Quindi è una via di mezzo, secondo me, tra un blush e un bronzer. Quindi alla fine si può utilizzare per illuminare il viso un po' come si preferisce. Ed è fatto così con questo fiocchetto. Sì, qua potevano fare magari qualcosa di un po' più particolare. In realtà penso che questo sia il packaging base dei prodotti di questo tipo. Infatti questo qui è un Extra Dimension Skin Finish. Magari è più la stesura con questo pennello è più precisa. Proviamo. Sì, forse sì, così mi sembra di vederlo di più. È proprio il suo pennello, questo qua. Comunque sì, molto luminosa. Adesso che ho aperto il rossetto di MAC, qui c'è un profumo di vaniglia, di dolcetti. Questo qui, non mi ricordo, questo qui sì, l'ho preso sempre con uno sconto. Sempre un 10, almeno 10-15% di sconto. Comunque veramente carina. È proprio bella questa pochette. Bella. Poi sempre da Look Fantastic avevo preso il rossetto liquido, che dal sito sembrava un viola. Adesso vediamo che cos'è, non l'ho ancora provato. Questo si chiama It's a tie. Vediamo. Questo è un powder kiss liquid lip color. Mamma mia. È bello denso, ma proprio tanto tanto denso. Vediamo di fare un pasticcio, che ne dite? Così il mio rossetto sarà ancora più viola. Anche lui lo trovo bello. Bello denso, mi sembra che si asciughi in fretta. Non so se è proprio uniforme, che vedete che sulla mano ha fatto delle strisce. Anche qui profumo buono. E mi aveva colpito perché appunto sul sito sembrava proprio un viola, viola, viola. Però insomma, così sono ancora più dark adesso. Ora chissà se riuscirò a pulirlo questo. Vedete che viola? Che a vederlo così. Si asciuga e rimane. Come mascara ho usato questo, il MAC Stack. E non è niente male, devo dire, sta migliorando. Una volta aperto,
sta migliorando. Considerando le mie ciglia che sono veramente invisibili, direi che il risultato non è male per niente. Le ho fatto due passate, magari avrei potuto insistere ancora. Allora, passiamo alle cose che ho preso sul sito di MAC direttamente con appunto il 30%. Lascio la cosa più bella alla fine. Allora, vi faccio vedere per primo questo cofanetto con la pochette e i pennelli. Questo costa 65 euro, ma con il 30% l'ho pagato 45,50 euro. A prezzo pieno non l'avrei presa. Comunque sono dei pennelli piccolini. Con lo sconto mi sono lasciata tentare. Anche questo, guardate che bella questa pochette piccolina, grande come la mia mano. Anche qui c'è questa perla verde, è veramente un bellissimo verde. Questa da viaggio, sicuramente se farò l'anno prossimo un bel viaggio, porterò questi, magari aggiungerò qualche altro pennello, però penso che porterò questa pochette che mi sembra molto comoda e molto carina. I pennelli sono questi, non li ho ancora aperti. Faccio vedere così. Piccolini li ho tirati fuori, quindi c'è questo pennellino angolato, questo qua per le ciglia, sopracciglia, poi questo anche doppio, quindi abbiamo questa parte qua che mi sembra anche lui, anche questo un pochino angolato, però vabbè, penso che vada bene da sfumatura. Questo qui invece è più piccolo, quello magari nell'angolo interno. E poi ci sono questi due viso che sembrano proprio morbidi, ma al momento non riesco a tirare via questa plastica. È tutto ben incollato. Comunque carino anche il manico che hanno, sempre di queste perle trasparenti e verdi. Insomma, costa, non costa poco, però è un, secondo me è un bel set da collezione anche. Poi ho preso due palette, quella grande, che è questa qui che ha 12 ombretti, e ne ho presa una di quelle più piccole, che ha invece 6 ombretti. Guardate che belle che sono le scatoline. Queste qui, ora ve lo dico. Allora, quella no, quella grande costa 55, io l'ho pagata 38,50 euro. Invece quella piccola con i 6 ombretti costa 39, io l'ho pagata 27,30 euro. Allora, vi faccio vedere prima quella piccolina, sempre si tira fuori sempre così. Qua c'è la sua scatola. E guardate che belle. Che bella. Qui è, vedete, queste gocce d'acqua sembrano proprio racchiuse. Sembrano proprio sotto questo, come fosse un vetro con le gocce d'acqua. È molto carino. Poi c'è questo fiocchetto che è rigido abbastanza, nel senso che è di plastica, credo. E si apre proprio da qua dove c'è il fiocchetto. Questa è la variante, perché ce ne sono diversi tipi. Questa qual è? I Love Surprise e Shadow. Quindi c'è best seller, quindi ovviamente sono ombretti che fanno parte appunto della, che sono dei best seller di MAC. E questi sono gli ombretti. Io ho utilizzato questo qua su tutta la palpebra. Veramente bello, si sfuma benissimo. Adesso non,
Non li ho ancora provati tutti, questo l'ho messo nell'angolo interno e sotto il sopracciglio. Aia, ecco. No, sono belli, devo dire che sono belli. Come vi dicevo prima, che questi non sono super pigmentati, però sono molto belli e molto eleganti. Qui c'è lo specchio, mi piace perché è proprio una palette solida, pesante, cioè dà proprio l'idea di qualcosa di, insomma, di prezioso. Molto carina. Pensavo di prendere solo questa o solo quella grande, poi appunto, come vi ho detto, essendoci questi sconti, il 30% non è poco, è un bello sconto. È vero che loro alzano i prezzi prima, quindi poi alla fine vai a pagare forse il prezzo giusto del prodotto, però insomma 30%. Era veramente interessante. Quindi anche qui c'è la fascetta da togliere. Anche questa è fatta così, col suo fiocco, sempre come quella, ma più grande, bella, pesante. Si apre appunto dal fiocco, poi lo specchio. Giriamo al contrario, questi sono gli ombretti piccolini, piccolini. Quando MAC fa queste palette più grandi, le cialde sono sempre piccole, piccole. Comunque io sono stata attirata da questi due che sono troppo belli. Poi ci sono anche questi verdi, questi un po' più nude. Insomma, mi è sembrato una palette completa. Anche perché c'è poi lo scuro, c'è questo chiaro luminoso, insomma, penso che si riesca a fare un trucco occhi completo. Andiamo a vedere, proviamo. Questo, non voglio rovinarli, però dobbiamo vedere come sono. Anche qui, credo che ci siano alcuni best seller e poi qualche novità. Vediamo com'è questo qui. Hanno finish diversi. Ah, questo qui sì, sembra molto molto leggero, sembra più un top coat questo qua, per dare luminosità. Molto leggero questo. Questo invece, questo blu bellissimo, io spero che sia così anche sugli occhi. Spero. Che belli che sono. Questo com'è luminoso. Questo che sembra un verde. Belli, molto belli. Proviamo anche questo, che sembra un duocrome, è cremoso questo. Questo è sempre, somiglia un po' a questo qua sotto sul verde. Vedete che l'effetto è sempre un po' lo stesso, rimane molto leggero ed è sempre luminoso. Comunque molto carina, molto carina. Adesso mi ripulisco in qualche modo. Belli, sembrano anche pigmentati. Speriamo che sugli occhi facciano lo stesso effetto. Poi magari si può trovare qualche accorgimento per farli scrivere di più. Magari si possono usare anche bagnati. Comunque carina, quest'anno ho preso veramente tante cose della collezione natalizia. L'anno scorso avevo preso poche cose, quest'anno sono impazziti, cioè addirittura fare lo sconto, cioè fare il 30% su una collezione nuova. Non ci credevo, mi è arrivata la mail, non ci credevo, pensavo ci fosse dietro qualche, non so, qualcosa di strano. L'ultima cosa che voglio mostrarvi, che secondo me è la cosa più bella, che vedevo nelle foto e mi sembrava bella, ma nel momento che me la sono ritrovata in mano è ancora più bella, e che è questo kit di rossetti. Sono 5 rossetti full size con questo contenitore, questa valigetta, e questi 5 rossetti, due sono dei best seller di MAC e gli altri 4 invece sono una novità appunto per questo kit, per questo cofanetto. Allora, tiriamo fuori la scatola. Ecco,
anche qui c'è la fascetta da togliere. E questo è, sembra una borsetta, sembra, con tutte queste perle, queste due perle giganti, bellissima. Quindi insomma devo dire che, appunto, come vi dicevo all'inizio, quella scatola rotonda è bellissima e mi dispiace non trovarla, speriamo fino a Natale, speriamo. Ma anche questa è veramente molto molto bella e si riesce a reperire più facilmente sul sito di MAC. C'è ancora. Questa costa 70 euro, ma con, appunto, quello sconto viene 49. Quindi insomma sono 5 rossetti full size, quindi un 10 euro a rossetto. Quindi secondo me questo prezzo è buonissimo, più che conveniente. Quindi apriamo, si apre così, è a calamita. E questi sono i rossetti. Vorrei tentare di farveli vedere uno a uno. Ci proviamo. Anche questi sono ben incollati per non farli andare in giro, quindi voglio vedere se riesco a toglierli. Metto gli occhiali così posso vedere i colori. Allora, questo è Sugar Dada. Vediamo di pulire un po' qui. C'è quello liquido di prima che non se ne va via. Quindi vabbè, anche se li faccio qua sopra, pazienza. Quindi questo qui è lo Sugar Dada. Oh, sembra un color zucca, molto autunnale. Poi questo, che invece si chiama, meno male che ho messo gli occhiali, questo è Ruby Woo, che è appunto il retro matte ed è un best seller. Che bello, che bello, mi sembra di non averlo questo, che bello che è, bellissimo, è un rosso ma non è un rosso fuoco, mi sembra che abbia anche un qualcosa di berry, molto bello questo rosso qua, veramente bello, credo di non averlo, forse in qualche cofanetto con dei mini rossetti, potrà essere che negli anni mi sia anche capitato, però non l'ho mai usato. Questo Avant Garnet, una cosa del genere. Neanche con gli occhiali li vedo, pensate come sono piccoli. Bello anche questo. Questo invece è più cupo, è un rosso più cupo. Ci vedo sempre una punta di viola, per questo mi sono piaciuti molto belli. Parliamo del profumo, è sempre quello buonissimo, e l'ultimo credo che sia il mio preferito. Questo è il quarto, che si chiama Natural Born Leader, dovrebbe essere scritto anche qui Natural Born Leader, sì, quello di prima era Van Garnet. Ok, questo bello, questo anche bellissimo, questo va un po' verso il malva però è bellissimo anche questo, sicuramente sarà uno dei miei preferiti, meno rosso, meno vivace, meno intenso, però bellissimo come colore. Andiamo all'ultimo, che tra l'altro è anche il famoso Diva, guardate che bello, guardate che bello. Anche questo non l'ho mai usato, ce l'ho sicuramente in qualche cofanetto natalizio degli anni scorsi, però non l'ho mai utilizzato. Bello, bello, più scuro, un po' sempre tipo questo qua, però è più scuro,
più borgogna, più viola, viola scuro, bellissimo, bellissimo. Sono tutti belli. Anche questo lo vedo bene, con un trucco magari nude sul marroncino e questo rossetto lo vedo molto bene. Sono tutti belli, veramente. Bellissimi. Quindi insomma, io, se siete appunto appassionati, siete collezionisti dei rossetti di macchia, io ve lo consiglio questo cofanetto. È veramente stupendo. Bellissimo. Infatti ora questo qui lo metterò sulla mia nuova cassettiera, proprio così bello che si possa vedere, perché è veramente una cosa bellissima. Bellissimo. Allora, ultima cosa, vi faccio vedere i regali che ho ricevuto con questi ordini. Allora, a parte la borsa che vi ho fatto vedere prima, che era di Douglas. Poi, su MAC c'è un prodotto in regalo, mi hanno mandato questo Fix Plus, che non è neanche male, perché cioè, avevo avuto tempo fa un campioncino che era tipo quello dei profumi, proprio piccolo piccolo. Questo qua invece è un pochino più grandicello ed è troppo carino, poi per noi amanti delle mini size. È proprio carino, non so quanti sono, 5 ml, 5 ml. Magari anche sì, spray, certo, spray. Carino, veramente carino. È un regalino che fa comunque piacere. Poi, ecco, invece del Look Fantastic ho avuto questa pochette. Ovviamente io ve le faccio vedere, non sono cose che si possono più, in questo momento non si possono avere, però piacere comunque di farvele vedere. Quindi c'era questa pochette trasparente più stavo pensando se c'erano 3 prodotti o due, no, due erano, credo. C'era questo prodotto qui, che è la Strobe Cream Hydrating, quindi è la crema luminosa idratante, la Strobe Cream. Anche questa io credo di avere altri campioncini, ma non l'ho mai usata alla fine. Questa crema qua è un tubetto. Sì, sicuramente ne ho altri in giro di questi, ma non le ho mai utilizzate. E poi ce l'ha regalo un rossetto full size addirittura, di un colore che, insomma, pensavo che fosse una schifezza, invece è veramente carino. Si chiama Shocking Revelation numero 306. È veramente carino. Soft touch, non so di quale collezione o che tipo di rossetto sia, però è proprio carino e il colore è anche bello. È proprio bello, un po' fragola. Beh, direi che è un matte. Lo faccio vedere qui. Questo è proprio, devo dire veramente che mi ha fatto un bel regalo. Questo è proprio uno dei colori che mi piacciono, che uso di più, che è praticamente fucsia. Fragola, rosa fragola, fucsia, bellissimo. E quindi insomma ho apprezzato molto il regalo, anche questo, che profumo. Quindi insomma bisogna passare molto tempo su questi siti, però poi ogni tanto si fanno, diciamo, degli affari interessanti. No, questo è stato veramente un bel regalino. Considerando anche che le pochette ormai le colleziono, ne ho un sacco, quindi questa qui non l'avevo. Più i regalini, insomma, devo dire che non mi posso lamentare. Allora, questo video è stato lunghissimo, lunghissimo. Vedrò se posso togliere qualcosina, perché comunque vabbè, vi mostro delle cose belle. Io spero quindi che questo video, insomma, vi tenga compagnia, vi dia delle informazioni utili, visto che appunto fino a oggi è giovedì, fino a domani. Ma forse anche sabato e domenica, di solito il Black Friday finisce, anzi, poi lunedì c'è il Cyber Monday, quindi di solito fanno degli sconti anche maggiori rispetto a quelli del Black Friday. Per esempio Sephora di solito fa così. Bisogna stare attenti perché poi lunedì magari saltano fuori quegli ultimi sconti che sono anche più convenienti di quelli dei giorni precedenti, quindi bisogna starci proprio attenti. E, comunque, insomma, avete visto, le cose sono queste. E direi che veramente quest'anno è stata una bella collezione, secondo me.
con delle cosine veramente carine, carine, interessanti, utili. Quindi io vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando, non mancate, vi mando un bacio. Ciao!